Prima di Ah, tutto questi volevo giri sapere sono perché e come hai uccisi dalle scelto la non truppe violenza speciali come metodo di cinesi. lotta e qual è la Queste situazione situazioni nel tuo villaggio in questo momento? The situation in my village of Atuani and in the whole area, La they have situazione taken nel mio some villaggio di Tuani e in independence tutta l'area delle colline in di some Hebron, places. e Still in the particolarmente town nell'area of Yatta. sud-est della città palestinese di Yatta, che dal 1967 Since 7 until now, ad oggi this area tutta quest'area è sotto is controllo militare under israeliano. the Israeli military control. The military followed the area with first confiscating land, L'esercito che confiscating land occupa quest'area, prima di tutto, ha confiscato le terre con la scusa che sono vicine alla zona di fuoco militare. Così i palestinesi non possono So in andare this nelle loro case, terre when the quando Palestinian questa diventa cannot zona militare. go into this land Tutto è after iniziato alla January fine del 2000, so 99, they expanded all'inizio abroad del 2000. more than 11 In questo villages tempo hanno in the entire sfollato area. più di 11 villaggi di quest'area. And they know about the suffers. Prima abbiamo So parlato early dei in the militari 80s, e the quindi ora dei coloni. occupation established All'inizio about four main degli anni settlements 80 in this area. l'occupazione stabilì quattro principali insediamenti. And they established these settlements on the confiscated land. Insediamenti stabiliti in terre confiscate. So in this Questi settlements, insediamenti sono supportati in they tutto: support support them with everything, acqua, water, elettricità, cibo. everything. But the Palestinians they know nothing, they have nothing Ma i about palestinesi non hanno niente. I coloni hanno il potere e sono protetti dai So militari. the settlers they have the power, the very important point that the Un Palestinians importante punto è che in are quest'area i palestinesi totally simple sono people, gente totalmente farmer semplice, and peaceful contadini, people, pascolano le pecore e raising coltivano sheep la terra. and growing the land. Questa gente ha perso ora So quasi più del the people first 50% delle risorse principali tra terre e pecore. now almost like more than like 50% Cosa what fare ora they in questa need brutta situazione in tra this militari e di bad coloni? situation. Even to resist, they don't have the power. I How palestinesi can non they hanno il potere di resist? resistere. Come possono farlo? So, E se usano la if violenza, danno they all'occupazione ancora più use the scuse per usare la violence, it violenza means e per prendere ancora più terre. like they give to the occupation more excuses to use more violence and like to lose more land. Loro hanno i Because media, like possono people parlare. like the media and they can La prima speak. opinione Yes, there degli is many israeliani è che i people in the palestinesi area sono who criminali. think they are like criminals, whatever. So, really since 2000 and until now, I am Dal 2000 sino ad working ora sto really lavorando molto duramente per fare una systematically resistenza non violenta effettiva to e per make fare in modo che tutti a nonviolent Tuani e nelle resistance colline like a sud fighting di and Hebron struggling credano che l'unica possibilità per noi è la resistenza non to meet violenta. everybody in Tuani and in the whole South Africa is just like to believe that this is like the only choice for us. The nonviolent resistance, good relationships Voi mi avete aiutato ad avere with delle Israeli buone relazioni con gli attivisti activists e con le and organizzazioni NGOs. israeliane. E noi And usualmente le accogliamo e loro vengono per alcune I azioni. usually welcome them and they are coming and we have also they are like coming for actions, just for solidarity. Ma ora, But come ampliare my hope is like queste relazioni? to develop this relationship.
Per ampliare queste relazioni dobbiamo invitare ancora più israeliani nell'area palestinese per incontri, per dei workshop o quant'altro, per parlare entrambi, per spiegarci. Certe volte i palestinesi hanno domande a cui gli israeliani possono rispondere e viceversa. L'obiettivo è riavere i nostri diritti, ma come possiamo farlo senza una forma di pressione al governo di Israele per riportare l'esercito di coloni in Israele? È fondamentale il ruolo dei mass media. You say when we met in Ramallah, you say if we have choose. Hai detto chi sceglie la violenza sarà solo. E dall'altra parte scegliere la non violenza significa creare relazioni e solidarietà con gli israeliani e gli internazionali. Sì, ti avevo detto che se si usa la violenza, questo significa che creeremo ancora più violenza. Dall'altra parte, è questo di legittima a rispondere con la violenza. Loro hanno comunque il potere e vincerebbero. Noi abbiamo bisogno di solidarietà dagli israeliani e dagli internazionali, perché noi abbiamo ragione e noi abbiamo bisogno di solidarietà, perché la nostra voce è veramente debole e dobbiamo alzarla e farla sentire. Noi dobbiamo chiarire a tutta la gente che abbiamo necessità che la nostra voce arrivi alla gente israeliana e a quella internazionale. Cosa stiamo facendo ora? Io sono qui in Italia per raccontare questa storia. Storia di reale ingiustizia e di lotta non violenza. Veramente noi ora, in Tuani e nell'area, siamo impegnati in una resistenza non violenta. Perché ci crediamo e con la solidarietà degli israeliani e degli internazionali noi riavremo i nostri diritti. È stato di grande impatto per me quando hai detto che non li odi. Quando tu parli dei soldati o dei coloni, tu dici: io ho ragione, ma non li odi. Come è successo questo? Come è successo che non li odi? Io non li odio, perché l'ho detto prima, loro sono uno strumento per la politica dell'evacuazione e per la strategia nella mia area, cioè servono nell'area e seguono gli ordini di Israele. Sono solo strumenti. Loro hanno un'ideologia, odiano i palestinesi, ma per noi loro sono i benvenuti nell'area. Perché odiarli? Noi dobbiamo invitare molte più organizzazioni internazionali e organizzazioni sui diritti umani per vedere la situazione e conoscere la realtà, la verità e cosa succede.